Attualmente la situazione è la seguente: abbiamo 8 persone residenti nel nostro paese positive al Covid-19, abbiamo 15 persone positive all'interno della struttura Nova Salus, di cui 3 persone residenti appunto nel territorio di Rasacco. Quindi i complessivi positivi nel nostro territorio sono 8 al momento. L'ultima microemergenza nella maxi emergenza generale da affrontare è stata quella della dipendente comunale contagiata, ora in isolamento domiciliare a casa. Di conseguenza, tutti i dipendenti dovranno essere nei prossimi giorni sottoposti all'esame del tampone. Una misura necessaria questa, come necessarie sono state altre misure introdotte e intraprese nei giorni passati dal sindaco del comune di Trasacco, Cesiddio Lobene, relative al contenimento del contagio da coronavirus, dalle scuole del territorio alla RSA Nova Salus di Trasacco. Il quadro completo è quello di un weekend di fuoco in cui in paese è tornato più pressante che mai l'incubo Covid. Un ragazzo che frequentava il pezzo di Via Cifilanico è risultato positivo, l'intera classe è stata posta in quarantena e la classe dove svolgeva le lezioni, la sorellina, ricadeva nel plesso della Don Bosco e in via preventiva ho adottato la disposizione della sospensione delle attività didattiche in presenza. Per quanto riguarda la Nova Salus, ieri questa notizia che ha comunque generato preoccupazione all'interno della comunità di Trasacco, come si sta gestendo la situazione dei positivi? Sì, attualmente le persone positive sono state sistemate in un piano della struttura completamente distaccato dal resto delle persone negative. La situazione è costantemente, siamo in costante contatto con l'autorità predisposta, in questo caso la RASL, e con la dirigenza. Al momento la situazione è tranquilla. Tutte le persone risultate positive al Covid non hanno sintomi e già questo ci lascia ben sperare per il futuro prossimo. Com'è possibile che c'è stato questo contagio anche rapido all'interno dell'RSA? Lo sappiamo, ad Avezzano c'è il caso dell'Istituto Don Orione che ha creato comunque un precedente molto grave a livello di zona marsica e adesso la Nova Salus, però all'interno comunque le misure vengono rispettate. Da marzo, da inizio pandemia, mi sono assicurato personalmente che le disposizioni vengano rispettate. Adesso, naturalmente il virus è dilagato talmente tanto che sta diventando incontrollabile anche all'interno di queste strutture. Speriamo che la situazione torni ad essere un po' più tranquilla.